Ma oggi, oltre che di fiction, parliamo anche di cinema. Sta per uscire nelle sale un nuovo film che si chiama Un giorno della vita, di Giuseppe Papasso. Venerdì uscirà nelle sale, vero? Sì. Che vedrà protagonista Matteo, Francesca e Andrea, ecco perché sono qui con noi questi giovani attori, e vedrà protagonista anche Ernesto insieme alla bellissima Maria Grazia Cucinotta. Ma voi è il primo film che fate, ragazzi? Sì. E com'è stato? È stata un'esperienza unica, bellissima. Ma era come ve lo immaginavate recitare? No, assolutamente. Ci aspettavamo un clima completamente diverso, intanto era amichevole, bellissima. Cioè, vi avevano detto che gli attori in verità non sono poi così simpatici, quindi sì, stare su un set sarebbe di sì, vedi la sincerità. E invece no, avete visto, poi quando vi siete trovati davanti Maria Grazia Cucinotta la prima volta? È stato imbarazzante. Sì. Vi è piaciuto, sì? Sì, sì, peggio per lui che era la sua mamma, tu immagino. Com'è stata come mamma nel film, Maria Grazia? È stata brava. Era una brava mamma? Sì. Bene, quindi tu sei stato neanche contento. Neanche per finta riesco a fare la cattiva. È inutile che ci provi, non riesci a essere cattiva, Maria Grazia. Ma poi davanti queste facce, ma come fai? No, perché tutto il film noi lo vediamo attraverso gli occhi di Matteo, di Salvatore, e quindi ritorni bambino. Questo è un film che ti regala un'emozione fantastica, perché tu lo vedi attraverso i suoi occhi e lo vedi attraverso quegli occhi che noi abbiamo dimenticato certo, crescendo. Chiaro. E quindi rivivi tutte quelle emozioni, quelle gioie, quella voglia di sognare, di acchiappare appare ogni momento della vita, che bello, è meraviglioso. La freschezza dell'innocenza. Come no? Venerdì uscirà nelle sale, ma intanto noi possiamo vedere una piccola clip. Guardiamo. A quest'ora si ritorna a casa? Eh? Se c'era tuo padre ti faceva una faccia così. Ma io... Tu che? Ti pare che non lo so? Dove sei andato? E i soldi dove li hai presi? Andavo in un film bellissimo. Di Maciste. E tu per Maciste ti metti a rubare a casa? Ma io non ho rubato niente. Quei soldi stanno lì in caso di bisogno. In caso di bisogno? Tuo padre si alza che è ancora notte per portarci a casa da mangiare. Lo vuoi capire che noi il cinema non ce lo possiamo permettere? Eh? Com'è rivedervi, ragazzi? Strano. Stranissimo. Strano in che senso? Cioè, ti vedi come tu sei realmente? Ti vedi diverso da come ti vedi sì, normalmente? Diverso. E la voce è uguale? No. Diversa? Sì, tutto diverso. E adesso diverso. Che uscirà il film, i vostri amici a scuola diventerete dei divi? No, vabbè. Dobbiamo rimanere... Bisogna essere umili. Sì. Bravi. Vedi, evidentemente hanno lavorato con le persone giuste perché hanno appreso un messaggio fondamentale.